Partiamo con Amore di Spiro Scimone, vi dicevo, spettacolo di grande successo, è stato premiato, è stato recensito con grande sostegno, uno spettacolo che ha vinto il premio UBU come miglior novità italiana, ha vinto anche il miglior allestimento e è stato candidato proprio come miglior spettacolo del 2016. Lo potremo vedere al Teatro Fabricone di Prato dal 9 al 12 di novembre. Sempre alle ore 20:45, poi il sabato invece lo si potrà vedere alle ore 19:30, secondo la modalità tipica, insomma, dei teatri di Prato, e poi la domenica, naturalmente, in pomeridiana alle 16:30. È uno spettacolo scritto da Spiro Scimone con Gianluca Cesale, Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Giulia Weber, e la regia è di Francesco Sframeli. Abbiamo il piacere di avere con noi al telefono Spiro Scimone. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, uno spettacolo fortunato, possiamo dirlo, uno spettacolo fortunato nel senso che ha avuto tanti riconoscimenti, ha avuto una meritata attenzione. Si parte da un titolo, diciamo, un titolo che è Amore, come dire, potrebbe non lasciare ambiguità questa parola. Invece, dallo spettacolo, l'amore di cui voi parlate è un amore, come dire, anche molto meno stereotipato di come uno potrebbe immaginarsi, no? Abbiamo delle coppie che raccontano anche di una umanità un po' diversa da come potremmo aspettarci, per chi non vi conosce, naturalmente, un'umanità anche marginale in parte, anche sorprendente per i mestieri che porta avanti. Che cos'è questo amore, questa porta d'ingresso? Allora, amore, intanto amore è la vita. E in questo spettacolo, secondo me, Francesco, secondo noi, eccola, tutta la compagnia, c'è tanta vita. C'è la vita e c'è anche la morte, perché nella vita c'è anche la morte. Ma è proprio l'amore che ci accompagna con grande serenità verso all'ultimo istante della nostra vita, quindi ci avvicina alla morte. E infatti i personaggi, che sono quattro vecchietti, sanno che stanno per vivere gli ultimi momenti della loro vita, però attraverso i loro ricordi parlano non soltanto della vita che sta per finire, ma della vita che hanno vissuto e della vita e delle occasioni spesso che hanno perso durante questa loro vita e che cercano di recuperare, di rivivere anche all'ultimo momento, all'ultimo istante. Quindi il tutto è c'è l'amore perché il motore, ecco, l'amore è Certo. proprio il motore di questa vita. Si Ecco, deve amare per vivere. questa cosa molto, io l'ho visto, lo spettacolo a Milano, è una cosa che colpisce molto, è proprio la sensazione di essere arrivati un po' al capolinea, no? È come queste due coppie di anziani signori, insomma, più o meno anziani, però è come se fossimo verso la fine della propria vita, quindi c'è un elemento molto malinconico anche, ma dentro questa malinconia si avverte proprio anche la forza di voler rievocare questo sentimento primario anche. C'è un quadro che è anche il quadro della senilità. E mi sembra che tu, che sei l'autore del testo, tu ti sia anche divertito a inventare una drammaturgia che potesse restituire anche a quelli che sono certi tic, no? Che riconduciamo alle persone anziane, penso alle ripetizioni, a certi equivoci, eccetera. Come hai costruito il tuo testo? Il testo, un po' come anche conosci bene il nostro lavoro, lo so, e quindi come tutti i nostri precedenti, nasce intanto da una reale necessità, da una forte osservazione della realtà, ma nello stesso tempo da un distacco della realtà, perché il teatro proprio ci permette di andare oltre ciò che è reale, ma conoscendo, cioè rappresentando il reale, ed essere reali in questo meccanismo di finzione. E quindi tutto questo viene
per raggiungere, cercare perlomeno di raggiungere tutto questo, è chiaro che bisogna continuare a mantenere, cercare di raggiungere un equilibrio. L'equilibrio che noi cerchiamo di raggiungere teatralmente attraverso i nostri lavori è quello di mantenere sempre, costantemente, questo equilibrio appunto tra dramma e comicità, che è un equilibrio che noi ritroviamo anche nella nostra vita, nella realtà, quindi nel quotidiano di tutti noi. Viviamo continuamente tra il dramma e poi i momenti anche di gioia, di grande felicità. E cercare, ecco, questo equilibrio riusciamo a trovarlo attraverso l'invenzione di certi personaggi, tra virgolette pic anche di certi personaggi, che vengono inventati e costruiti attraverso un linguaggio particolare, che è il linguaggio teatrale, proprio un linguaggio che costruiamo e che funziona probabilmente a teatro, perché certo, è un linguaggio teatrale. È un clima malinconico ma anche molto leggero, nel senso che è uno spettacolo che acchiappa il pubblico anche grazie ai suoi momenti comici. È un lavoro appunto che rappresenta coppie di anziani, ma anche nel loro ritorno a una sorta di stadio infantile, potremmo dire, no? Quindi c'è sempre questo elemento. Ecco, la comicità è uno dei colori, diciamo, della tua scrittura, no? Uno dei colori importanti. Che cos'è per te la comicità dentro queste drammaturgie? Che cos'è? A volte, cioè, non è così semplice dirlo, cioè, la comicità è cercare di alleggerire e di sorridere e trovare anche questo sorriso in ciò che è il dramma o a volte la tragedia, ecco, la morte. Noi parliamo di morte in questo spettacolo, c'è il senso della morte, siamo in un cimitero, già l'ambientazione è ambientata in un cimitero, però ci avviciniamo attraverso questi rapporti che vengono costruiti teatrali e questi personaggi, ci avviciniamo a questa morte con il sorriso. E cercare appunto di trovare un sorriso anche in situazioni drammatiche. Non è semplice, però questo è il nostro obiettivo, è il nostro desiderio, è trovare e cercare di raggiungere, di vedere, di immaginarsi un'anima, non solo un'anima, ma un'anima sorridente. Ecco, in effetti una delle immagini, diciamo, associate al vostro spettacolo, una delle foto ritrae appunto le due coppie sdraiate su una tomba del cimitero, come se fosse però la tomba un letto, un piccolo letto, quindi le due coppie sono provviste anche di lenzuola, insomma, si vanno a coricarsi sopra le tombe come se fossero dei letti, e queste due coppiette sono una composta da due anziani signori e l'altra da un vigile del fuoco e dal suo comandante. Quindi, diciamo, abbiamo anche in questo caso un amore dalle molte forme. Sì, perché l'amore è unico, non dovremmo mai fare e non dovrebbero esserci distinzioni. Il problema è quando non si ama, quando uno ha paura di amare. Quello il vero dramma, oppure ancora peggio, quando non gli danno la possibilità di poter esprimere liberamente il proprio amore. Quindi l'amore è unico, è universale, proprio perché è unico, non ci dovrebbero essere distinzioni. Purtroppo ancora si fanno queste distinzioni. E il meccanismo appunto di, ecco, queste tombe che si trasformano, sì, il letto, ecco, la tomba già dà il senso della fine, giustamente, cioè si finisce lì dentro e basta, è finita la vita. Invece loro in questa tomba, è il teatro che ti permette di fare questo, ecco, in questa tomba loro come dei bambini, sono vecchietti, ma come dei bambini ci giocano. E questo l'idea anche di inventare, di descrivere dei personaggi di una certa età, dei vecchietti, far parlare loro dell'amore, perché attraverso
i vecchi hanno la possibilità di parlare dell'amore, non soltanto del loro amore, dell'amore della vecchiaia che c'è anche in questo spettacolo, ma in questo spettacolo non si parla solo di un amore tra vecchi, si parla dell'amore anche attraverso i ricordi. Questi vecchi parlano del loro amore di quando erano giovani, delle occasioni mancate, delle situazioni che purtroppo per paura o per altri motivi, come anche nel caso della coppia omosessuale tra il comandante e il pompiere, non potevano liberamente amarsi, e questo è per loro era un grande dolore. Attraverso i loro ricordi, quindi, si parla in questo spettacolo, si parla dell'amore, non soltanto dell'amore dei vecchi, ma dell'amore dei giovani. Certo. E anche, poi c'è anche, sappiamo che i vecchietti poi tornano con la loro fragilità, con la loro tenerezza, si ritorna bambini quando si raggiunge una certa età. E in questo spettacolo è molto presente anche questo gioco, tra virgolette, fanciullesco che c'è tra i vari personaggi, e rende il tutto una situazione che potrebbe sembrare appunto pesante, difficile, invece alleggerisce tutto lo spettacolo, ecco. Certo. Ed è fondamentale. C'è questo elemento fanciullesco anche nel gioco dei corpi, perché appunto è un amore di corpo, anche carnale, insomma, quindi ci sono una serie di battute, riferimenti a un amore davvero consumato, ecco, non siamo in un amore ideale, no? Ma quindi certe anche riferimenti al piacere del corpo in bocca sicuramente alle persone più anziane, eccetera, crea delle suggestioni molto interessanti, davvero. E io ringrazio molto Spiro Scimone. Lo spettacolo, ricordo che lo potremo vedere dal 9 al 12 novembre al Teatro Fabricone di Prato, sempre alle 20.45, tranne il sabato alle 19.30 e la domenica in pomeridiana alle 16.30. Grazie Spiro, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi, crepi il lupo, e vi aspetto a teatro. Grazie.